Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a parlare dell'ufficialità di Decathlon che entra nel mondo World Tour. Se ne parlava ormai da inizio anno, si pensava che solo le biciclette Van Riesel andassero poi ad una squadra World Tour e invece no, Decathlon ha pensato bene di essere il main sponsor della squadra AG2R, come era già capitato nei primi anni 2000 quando Decathlon era sempre main sponsor di questa squadra, lo è successo anche adesso. Oltre ad aver dato il nome alla squadra ed essere quindi il primo sponsor, gli ha fornito anche tutto l'equipaggiamento, partendo dal casco. Troviamo i nuovi caschi che sono stati presentati lo scorso anno a Kortrijk al Velofolie, i caschi in questa colorazione molto bella bianca con il nero centrale, questo è il modello aerodinamico che era già stato visto, ma non era stato visto ancora l'altro modello, quello più areato, che sarà in dotazione ovviamente al team Decathlon AG2R. Oltre ai caschi però vediamo anche dei nuovi occhiali che saranno in dotazione alla squadra, sembrano molto belli, non l'ho detto, ma ovviamente anche la bicicletta sarà una Van Riesel e sarà la RCR. Se non la conoscevate vi lascio il link qua in alto a destra di dove ne andavo a parlare e vi dico che tra poco ci sarà anche un bel video con una di queste. Non vi anticipo altro, vi consiglio di iscrivervi al canale e accendere la campanellina per non perdervi il prossimo video bomba. Dando tutto l'equipaggiamento, Decathlon AG2R diventa anche l'unica squadra nel World Tour dove il main sponsor, ovvero il primo nome che vediamo scritto nella maglia, dà anche l'equipaggiamento alla loro squadra. Perché difatti Decathlon, oltre ad essere il primo nome, fornisce anche alla squadra le biciclette, i caschi e gli occhiali. Si avvicina Specialized, che non è però un main sponsor perché non troviamo nessuna squadra che si chiama Specialized che forniscono le biciclette e i caschi. Si parlava ormai da inizio anno, da quando erano state lanciate le nuove RCR, che sarebbero dovute ritornare nel World Tour, ma una cosa di questo genere non se l'aspettava nessuno. E voglio sapere anche voi cosa ne pensate. Lasciate pure un commento qui sotto al video. Oltre a questo sono stati anche presentati i nuovi acquisti di Decathlon AG2R, in primis il velocista Sam Bennett che dopo gli anni alla De Koenig Quickstep si era un po' perso, era ritornato lo scorso anno alla Bora dove inizialmente aveva vinto tanto e vediamo cosa riuscirà a fare nella prossima stagione. Oltre a lui ci sarà Victor Lafay, vincitore della seconda tappa del Tour de France in questa stagione in maglia Cofidis, e vedremo anche lui cosa riuscirà a fare, un corridore molto interessante, veloce, che tiene negli strappetti. Entra in AG2R il nuovo sponsor, che è quello delle ruote, che sono le Swisside. Swisside che abbiamo visto già sulle biciclette Van Riesel già dallo scorso anno quando erano state presentate. Non avevamo visto un modello in commercio perché i modelli che sono stati lanciati hanno tutte delle ruote diverse. Swisside che ha collaborato con Van Riesel ma con tanti altri marchi per l'aerodinamica dei loro telai, sui site che sono anche delle ruote che mi hanno anche incuriosito molto, il prossimo anno le vedremo nel World Tour proprio con Decathlon AG2R. Tutti i prodotti che vediamo nella squadra dovrebbero anche essere commercializzati poi durante il 2024, partendo dalla bicicletta, secondo me sarà un'edizione limitata, al casco e via dicendo. L'unica cosa che non è di casa Decathlon in questo caso è l'abbigliamento, che rimarrà comunque al team Cofidis per il 2024. In questo caso l'abbigliamento sarà l'abbigliamento Rosti e molto probabilmente la vedremo già questa maglia con le nuove biciclette indossate da Clément Venturini nel ciclocross, che è anche attualmente il campione nazionale francese della specialità. E detto questo spero che questa notizia bomba vi sia piaciuta, se non l'avete ancora fatto vi ricordo di iscrivervi al canale e accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video, e se lo fate siete dei grandi. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima.